maggioranza che imposa a un certo punto all'interno di questo consesso e che ha visto una forte trasformazione. Io rispetto tutto, rispetto quelli che sono passati e non sono passati, io qua sarò seduto, qua sono seduto, qua sarò seduto, non mi avessi segnato, come dire, non si ha detto niente. Abbiamo dichiarato qualche tempo fa quando il comune di Forca si è avviato verso un commissario, quando ha previsto l'opera del commissario infettizio, quasi quasi un anno da quello che potrebbe essere il lavoro della legislatura, abbiamo dovuto evitare questo fatto. È cresciuto molto e grave la città, in cresciuto è grave nell'approssimarsi della stagione che si è poi rivelato chiaramente difficilissima anche da gestire, soprattutto in tipo di emergenza l'acqua. E mentre se non avessimo avuto un componente, un'amministrazione comunale in qualche modo cercato comunque di essere civile a trovare, le conseguenze sarebbero state ancora più grandi di quelle che sono state le situazioni risolte a sé stante. Oggi continua questa trasformazione. Noi quando abbiamo fatto un braccio, abbiamo fatto una cosa chiara: noi non apparteniamo, non siamo in giunta, noi chiediamo parte di amministrazione a questa amministrazione, cercheremo di andare fino alla fine, sì, cercheremo di andare fino alla fine per evitare sottoquassi. Devo dire sui propri argomenti che abbiamo portato, per portare il nostro contributo, abbiamo cercato anche di metterci da sorelle, ma evidentemente ciò non è bastato, ciò non basta. Per cui alla fine le conseguenze sono abbastanza chiare, no? Perché c'è anche gli occhi. La matematica, i numeri non sono come io, ma sì, prendere atto che non ci sono i numeri sicuramente per andare avanti, prendere atto che anche sulle prossime delitto non ci saranno i numeri per poter deliberare. Quindi eviterei anche lo specifico, io eviterei anche di provocare una sottoscrizione di ulteriore firma dell'atto notario. C'è un atto molto forte, praticamente banca, che serve una cosa popolare, verificare se su questo o su qualche altro argomento c'è una priorità, la necessità di fondamentale importanza per quelle che sono le prossime settimane, se ci sono delle scadenze tecniche, se ci sono delle cose improrogabili, diciamo, da considerare, considerando e chiamando l'attenzione tutti i consiglieri su qualche cosa, e dopodiché trarre le conseguenze, perché non penso, almeno in qualche archivia che non va. Non l'ha detto che mi stai raccomandando, l'ho appena detto, e lo farò sapere. Sì, però mi sembra che è invitato, il consigliere non ha andato per me. No, non l'ha detto. E ti sei distratto. Io ho detto un'altra cosa. Io ho detto che la mia decisione è irrevocabile. Ho bisogno semplicemente di fare alcune cose per consentire che si faccia le cose. E per quanto mi riguarda, fatto che finisce. No, però anche su questo argomento di legge illuminare, lei sa, noi stamani siamo venuti a rappresentare anche da parte nostra la volontà di non esprimere il capizio positivo sull'atto deliberativo, per cui c'erano delle dimostranze e quindi probabilmente sarebbe un po' voto, il nostro voto su quel progetto sarà
motivato, quindi se lei lavora all'altro ministero di Lucchese. Dopodiché però io un preliminare devo fare. Questo non lo so. Ci viene conto. Sì, qua c'è un punto di vista tecnico. Qua c'è un consiglio comunale dove ci sono dei gruppi. Io dico le volte con la pietà su ogni deliberazione. Però devo c'è stata una riflessione all'inizio di questo punto. Cioè siamo arrivati a un punto, attenzione che senso ha, però io ho capito anche il senso di sofferenza, del dover dire no, del dover dire no e siamo sfidati, la cosa sono le cose.